La storia siamo noi. Un programma per conoscere la nostra città attraverso i personaggi, le storie e la memoria. Siamo noi questo piatto di grano. La storia siamo noi, attraverso tutte le storie che racconteremo. Gentili ascoltatori di Radio Somma Libera, oggi ci facciamo ancora un giro per la nostra bella città in compagnia di Silvana, che ci sta facendo compagnia in queste puntate. Buongiorno Silvana! Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Somma. E oggi con il suo gruppo Cammino Piano dove ci porta Silvana? Ma volevo percorrere insieme a voi la Strona, la nostra Strona, sì. Il nostro torrente. Molto conosciuta, ce la racconti. Molto amata. Va bene, allora diciamo che questa località è stata molto importante per Somma e presenta così degli aspetti molto suggestivi sia per quanto riguarda il paesaggio e però è anche sono anche luoghi ricchi di ricordi e di storia. Ci sono parecchie cose, diciamo, che si possono raccontare a proposito di questo torrente, perché appunto la Strona viene definita torrente, ma potrebbe essere anche definita un piccolo fiume, perché in effetti ha un bacino imbrifero di più di 50 km quadrati, cioè raccoglie le acque provenienti da un bacino che si estende su un territorio di 50 km quadrati. Ha una lunghezza di circa 15 km e nasce da una sorgente che è posta a 360 metri sul livello del mare nel territorio di Galliate Lombardo e d'Averio, poco lontano dal lago di Varese. Poi attraversa i comuni di Casale Litta, d'Averio, Crosio della Valle, Mornago, Vergiate, Arsago Setrio ed entra nel territorio di Somma Lombardo a nord del poligono di Tiro Nazionale. Bisogna ricordare che lungo questo percorso, no, più o meno di 15 km, alimentava un tempo 11 mulini che hanno funzionato fino agli anni 40, ma che ora chiaramente sono tutti in disuso. Alcuni di questi poi sono stati trasformati in abitazioni. Quando entra nel territorio di Somma, la Strona lambisce la ex discarica che fu attiva dal 1980 al 1994. Ora la discarica è stata ricoperta e si vedono soltanto delle piccole dune erbose. Lungo questo tratto, lungo questo primo tratto, diciamo, la Strona alimentava tre mulini, il mulino del Cop, il mulino del Gabbia e il mulino del Brascin. Noi come gruppo di Cammino Piano abbiamo visitato il mulino del Cop, o Mulin dal Cop. Però purtroppo non abbiamo potuto avvicinarci più di tanto perché questa costruzione è ormai ridotta in stato di rovina ed è praticamente sommersa dalla vegetazione. Abbiamo raggiunto il mulino del Cop partendo dal Lazzaretto, cioè il percorso che ci è sembrato più facile e più agevole è stato questo. Un percorso che ci ha portato a percorrere dei sentieri molto belli in mezzo ai boschi di castagne. E poiché era anche la stagione buona, cioè era la fine di ottobre, abbiamo potuto anche raccogliere tante belle castagne che ci siamo portati a casa. Ecco, vorrei però sottolineare che questa località, appunto tra il poligono di Tiro e il corso della Strona, nella tradizione si chiama o si chiamava Catabrega, ovvero Cattabriga, perché qui pare avvenissero periodicamente dei litigi tra i proprietari dei terreni per l'uso dell'acqua della Strona, che veniva utilizzata per irrigare i prati
e per muovere le pale dei mulini. La strona poi incontra la ferrovia e il Sempione e li supera passando sotto i rispettivi ponti. Giunge così in località Santa Caterina, così chiamata per la presenza di una cappella dedicata alla santa, cappella che attualmente non c'è più. Al suo posto però è stata innalzata una specie di ricostruzione di cappella in legno che conserva una lapide. Questa lapide ricorda un fatto molto doloroso della storia di Somma, che tutti ricordiamo, la fucilazione di Giuseppe Giusti, Sì. al quale i sommesi hanno dedicato la strada più lunga del comune, appunto la via Giusti. Ecco, per ricordare questo fatto, questo avvenimento, dobbiamo andare indietro nel tempo, a metà dell'Ottocento, nel periodo in cui il Lombardo Veneto era dominato dagli austriaci. Questo Giuseppe Giusti era un giovane barcaiolo di 24 anni di Somma e venne sorpreso dai militari austriaci mentre traghettava al di là del Ticino alcuni patrioti che volevano rifugiarsi in Piemonte. Siamo nel 1849 e questi patrioti fuggivano dal Lombardo Veneto dopo le 5 giornate di Milano e dopo il ritorno degli austriaci. Giuseppe Giusti purtroppo venne arrestato e fucilato in una fredda giornata di gennaio, il 20 gennaio del 1849, proprio qui presso questa cappella dedicata a Santa Caterina. Ecco, io me la ricordo ancora questa cappella, era ancora in piedi, diciamo, quando ero io una bambina, una ragazzina, ma poi, essendo arrivata a uno stato di fatiscenza, è stata appunto abbattuta. Diciamo che la strada Santa Caterina era un posto molto amato e frequentato dai sommesi, perché era circondata questa zona da prati e da boschi e che erano il luogo ideale per le scampagnate. No, allora non si andava a fare la villeggiatura al mare o in montagna, si andava alla strona. E queste scampagnate erano soprattutto fatte d'estate per il Ferragosto. La strona Santa Caterina era un luogo molto amato e frequentato dai sommesi, perché in effetti circondato da prati, da boschi, che erano il luogo ideale per delle scampagnate, soprattutto per il Ferragosto. Bisogna ricordare che un tempo non si andava a fare le vacanze, a fare le ferie al mare in montagna, si andava alla strona. Inoltre le acque limpide e fresche permettevano, soprattutto ai più piccoli, di fare un bagno rinfrescante, senza nessun pericolo perché l'acqua era bassa. Non solo, permettevano anche di pescare dei piccoli gamberi che allora erano numerosissimi e si potevano catturare con grande facilità. Questi gamberi ora sono scomparsi perché, come voi ben sapete, i gamberi vivono soltanto in acque pulite, limpide. Quando subentra l'inquinamento, questi gamberi spariscono. Io ricordo appunto che erano piccoli, non erano dei gamberi grossi, sono stati un 5-7 cm, erano grigi, però una volta fritti diventavano rossi, rossi. Ecco, però parlando della strona Santa Caterina, non si può dimenticare anche il mitico Ponticello, in lastre di granito, che permetteva l'attraversamento del torrente. Non solo, queste lastre di sasso venivano utilizzate dalle massaie per farci il bucato, perché quando non c'erano ancora le lavatrici, le acque limpidissime della strona consentivano degli ottimi bucati. E
le donne si recavano da Somma alla Strona con carretti trainati da asinelli o con carriole a mano, facevano il bucato e poi lo sfornavano nei prati lì intorno per farlo asciugare. Nel frattempo consumavano con le amiche, con i bambini, la merenda. Ecco, non vi dico il disappunto, il dispiacere dei sommesi quando questo ponticello scomparve, venne tolto, lasciando i pilastrini che lo sostenevano come dei moncherini affioranti dall'acqua. Fortunatamente l'amministrazione ha recentemente provveduto a ripristinare il ponticello con delle nuove lastre, per cui adesso si vede ancora questo ponticello. Sempre a proposito della Strona Santa Caterina, vorrei, se mi è consentito, aprire il libro dei ricordi e raccontarvi come da bambina mia mamma mi portava alla Strona Santa Caterina a fare il bagno, sì. E ci fermavamo in uno dei praticelli lungo il corso del torrente. Ricordo quest'acqua limpidissima, fresca, non profonda, sarà stata un 40 centimetri al massimo, e un numero infinito di libellule azzurre che volavano a pelo dell'acqua e che mi lasciavano incantata. Io praticamente rimanevo delle ore, no, ad ammirare queste libellule che volavano a pelo dell'acqua. Con il nostro gruppo Cammino Piano ci siamo recati alla Strona Santa Caterina, partendo dalla località Lavandée, o Ferrovia delle Barche, in pratica dall'Ottica Loss, dove adesso c'è l'Ottica Loss. Abbiamo percorso il sentiero che costeggia la Strona, abbiamo visto i prati che ancora si trovano sulle sue rive e in breve, perché il percorso non è lungo, siamo arrivati al mitico ponticello. Ecco, ma sempre a proposito della Strona, bisogna ricordare che appena dopo la località Santa Caterina la Strona si divide in due. Infatti una piccola diga, lo scolmatore, separa il corso principale del torrente da quella che i sommesi chiamano o chiamavano la Strunascia. Ecco, il tratto principale arriva fino ai Lavandée e prosegue fino al mulinetto. Il mulinetto lo potete vedere benissimo, no, sulla strada che va a Golafecca, alla vostra sinistra. Naturalmente non c'è più la ruota, no, che muoveva il mulino, e questa costruzione è diventata una fattoria per le mucche. La Strona poi, questo ramo principale della Strona, si perde un po', no, irrigando i grandi prati che arrivano praticamente fino alla brughiera del Tegano e fino alla costa, no, che guarda verso il Ticino. Ecco, questo punto è un punto di una straordinaria bellezza, perché ha un effetto panoramico incomparabile. Da qui si vede tutta la valle del Ticino, si vede la diga del Pan Perduto e un grande tratto, no, del territorio piemontese. Per quanto riguarda invece la Strunascia, no, questa procede fino in località Canottieri e poi finisce nel Ticino. Però prima passa sotto il ponte, quel ponte sulla Strona che si trova in località Lavandée, e tenete presente che questo ponte fu costruito proprio per il passaggio dell'Ipposidra, sostituendo praticamente una vecchia passatoia in legno. Ecco, parlando della Strona, io ho sempre detto la Strona, ma per essere più corretti bisognerebbe dire lo Strona, perché si tratta di un torrente, per cui nella lingua italiana dovrebbe essere definito lo Strona. Ma nella tradizione sommese questo corso d'acqua ha sempre avuto una natura femminile. Non saprei dirvi perché,
ma io sinceramente non me la sento di dire lo strona perché mi sembra facile, mi No, sembra stonato. esatto, è stonato, signora, non ce la sentiamo neanche noi qui in radio. È la Ecco, strona. è la È strona. la strona. Forse nell'immaginario dei sommersi, questo piccolo corso d'acqua così, diciamo, utile al paese, così domestico, ha assunto una natura femminile in contrapposizione al Ticino, che è un fiume impetuoso, dalla straordinaria portata d'acqua, difficilmente regolabile, la cui natura maschile nessuno ha mai messo in dubbio. Bene, signora, allora con questa precisazione che ha fatto, che è molto interessante, non avevo mai sentito lo strona in quanto torrente, ma per noi sommersi è la strona. La ringraziamo di averci fatto fare questo giro e anche aver fatto il salto dei ricordi, perché tantissimi sommersi, io ricordo mio padre che mi raccontava del bagno alla strona e dell'acqua pulita e di quel bel torrente. Quindi ci ha fatto proprio ritornare indietro con il tempo. E l'aspettiamo qui nella prossima puntata di Cammino Piano. Arrivederci, signora Silvana. Arrivederci e grazie. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai cent fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans souffrir. Oh, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. I racconti di Silvana Ferrario e la rubrica La storia siamo noi ritorneranno venerdì prossimo su Radio Somma Libera. E questa che abbiamo ascoltato ora è la meravigliosa The Partisan di Leonard Cohen.
Restiamo a tema per introdurre la prossima rubrica a cura dell'ANFAS di Somma Lombardo e l'argomento che hanno scelto di affrontare oggi è la resistenza. E allora a loro dedico questo potente inno della mia rock band italiana preferita di sempre, La Lotta Continua, The Gang. Che ancora rischia per questo fumo che si alza, per queste ossa spezzate, per questi giorni di guerra di pietre, per queste nuove barricate. Da ogni angolo di questa terra un grido si alzerà. Per questi pugni ancora alzati, per il coraggio di dire basta. Da ogni angolo di questa terra un grido si alzerà. Resurrezione, insurrezione, la lotta continuerà. Anche in Irlanda la lotta continua, in Palestina la lotta continua, in Sudafrica la lotta continua, niente sarà più come prima. Yeah.
Buongiorno, sono Viviana di Anfas Ticino. Oggi presentiamo il secondo appuntamento con la nostra associazione di Anfas Ticino Onlus con un progetto che ha per tema la resistenza. Quindi passo la parola alla mia collega Laura Candia, coordinatrice del progetto Metto su casa per una vita indipendente. Buon ascolto. Allora, resistiamo a casa. È il titolo di un progetto che nasce da una riflessione condivisa che segue la morte di uno dei più grandi scrittori del nostro tempo, che è Luis Sepúlveda. La riflessione è stata condivisa da alcuni operatori e utenti dei servizi dell'associazione Anfas Ticino, che è un'associazione che si occupa di persone con disabilità. I nostri servizi sono una comunità dove alloggiano 18 persone con disabilità, due servizi diurni attualmente chiusi a causa delle misure restrittive legate al coronavirus e il progetto sulla vita indipendente Metto su casa, con sede a Somma Lombardo. Questa riflessione è legata al fatto che mai come in questi giorni complicati si è reso evidente a tutti quanto valore abbiano i principi di libertà e di uguaglianza nei nostri diritti fondamentali, il diritto all'espressione, il diritto allo studio, al lavoro e prima di ogni altra cosa il diritto alla salute. E nonostante si tratti di principi sanciti dalla Costituzione repubblicana, oggi più che mai dobbiamo prendere atto del fatto che nulla è garantito sempre e per tutti. Non si tratta soltanto di onorare la memoria di chi a suo tempo, quando è stato necessario, ha fatto la scelta giusta, quindi quella di schierarsi contro la guerra, contro il razzismo, contro lo sterminio degli ebrei, dei diversi e delle persone con disabilità, ma si tratta proprio di andare a tentare di ristrutturare la nostra intima capacità di resistere. Dal 1945 il 25 aprile ha sempre visto le piazze gremite dalla voce di molti cittadini e quest'anno per la prima volta questo non è stato possibile. Quindi mai come oggi noi sentiamo come un dovere dare spessore alla memoria storica e spiegare che la libertà di oggi è il frutto della fatica e del dolore di ieri. Ovviamente lo facciamo a modo nostro, e cioè partendo dalla risignificazione del nostro personalissimo concetto di resistenza, sentito oltremodo attuale. Il 25 aprile, in particolar modo quest'anno, è stato accompagnato da polemiche che non ci interessa in questo momento ripercorrere. Ci sembra invece importante attivare dei percorsi di riflessione che siano quanto più possibile condivisa proprio sul concetto di resistenza, che oggi più che mai si carica per tutti di una densità di sfumature e di significati che forse fino a qualche settimana fa non riuscivamo ad intravedere. Quindi che cosa significa oggi resistere? Ovviamente non si tratta di dare definizioni e non si tratta nemmeno di ripercorrere necessariamente le radici storiche degli eventi che hanno dato sostanza a questo concetto. Si tratta proprio di fermarsi e semplicemente di ascoltare come per ciascuno di noi il tema del resistere ci stia veramente attraversando ogni giorno e di come pian piano capillarmente si sia insinuato nei pensieri che accompagnano le nostre giornate, nelle parole che utilizziamo al telefono con gli amici e con i parenti che magari non vediamo da tante settimane e nella fatica di non poter più agire quelle piccole libertà che solo fino a qualche tempo fa ritenevamo definitivamente e per sempre acquisite e garantite. L'obiettivo del progetto quindi è proprio quello di creare una specie di narrazione collettiva che dia voce a una molteplicità di riflessioni che sono riflessioni molto intime, molto semplici, molto scomposte, legate alla gestione di questa nuova quotidianità
che è stata completamente stravolta dalla forzata esigenza di modificare le nostre abitudini di vita. Quindi si tratta di tentare quanto più possibile di mettere proprio in rete le voci di tutti gli attori che hanno partecipato a questo progetto, in particolar modo degli utenti, anche con l'obiettivo ulteriore di raggiungere tutti quegli utenti che attualmente sono costretti a far fronte alla chiusura dei nostri servizi diurni e che quindi sono a casa con le loro famiglie. Sono contributi non necessariamente legati direttamente al più ampio tema della resistenza partigiana, ma sicuramente con dei collegamenti di senso e di contenuto a questo tema. Raccontare è resistere, vivere è resistere. Resistenza contro un mondo che muove in direzione opposta rispetto a quella che vorrebbe l'alleanza cosmica e la convivenza civile. Resistenza contro un mondo che sta distruggendo la bellezza, lacerata e corrosa dal mito del progresso. Resistenza contro un mondo che sta trasformando la natura in una risorsa da sfruttare e l'uomo in un mezzo da adoperare. Luis Sepúlveda. La resistenza, sto resistendo di più facendo dei lavori in casa, falegnameria, giardinaggio, pulizie di casa, cucinare, disegnare, colorare, dipingere, ogni tanto guardare i film. E leggere i libri mi aiutano molto a passare velocemente il tempo. Mentre faccio fatica perché mi mancano di vedere i miei genitori, famiglia appoggio, Anne e Terenzo, eccetera, eccetera, amici, educatori il quale sono molto affezionato, uscire sempre e riprendere il tirocinio, cioè lavorare. Quando resisto mi sento felice, rilassato e spensierato. Quando faccio fatica provo sofferenza, malinconia, solitudine, agitazione e annoiato. A tutti noi ci auguriamo di riuscire a portare pazienza e poi quando tutto sarà stabilizzato ritorneremo piano piano a fare le cose che facevamo prima e soprattutto di riabbracciarci forte. Resistere è difficile, ma per adesso ce la sto facendo. Ad aiutarmi sono guardo film e per la prima volta ho visto Borg McEnroe, la storia della rivalità di due tennisti degli anni Ottanta. Ascolto tanta musica, racconto i miei ricordi agli operatori e mi piace mangiare cose particolari, ad esempio la lasagna col pesto. Mi sento molto affaticato in questa situazione, però sono soddisfatto di come sto reagendo. Qualche volta ho sentito di non farcela più. Mi sono svegliato di notte e ho sentito di averne piene le scatole. Per resistere serve un animo forte. I partigiani hanno resistito per la libertà di tutti, anche al costo di morire. E li ringrazio. Beh, resistiamo a casa. E poi c'è la canzone di Toto Cotugno, l'italiano, che dice un partigiano come presidente. Resistere è difficile, ma ad aiutarmi è il fatto che sto bene e mi piace passare il tempo sistemando la casa. Ho potuto finalmente mettere a posto il terrazzino con tavolino e divanetti fatti da noi, anche il giardinaggio nei vasi. Faccio molta fatica a non andare a lavorare e a non poter andare a trovare la mamma. Sono contento di resistere come sto facendo. Resistere è faticoso soprattutto alla sera che mi annoio. Vorrei uscire ma non si può. La resistenza è giusta per stare bene tutti e non ammalarsi. Io sto facendo fatica a resistere per il coronavirus.
Mi mancano le attività, le persone, mi manca fare la cucina, colorare, preparare le tisane per la Paola. Mi viene da piangere, guarda. Mi aiuta a dire le preghiere che passi il coronavirus. Colorare, disegnare, scrivere, ascoltare la pioggia, ascoltare la musica, ascoltare il respiro, mi aiuta molto. Ho il cuore a pezzi e mi fa agitare questo coronavirus. Sento tristezza, amarezza, solitudine. Sono triste soprattutto perché non vedo i miei amici. Sento amarezza perché non passa mai, mi sento sola. Io sono una persona forte, resisto, spero. Mi aiuta a pensare agli amici e quando ci vediamo ci scambiamo i messaggi sul telefono. Abbiamo tutte delle belle facce, io continuo a dire vi voglio bene. Stare in casa non mi aiuta, invece quando vado nei boschi mi sento serena e felice. Ci vado con la mamma dietro casa mia. Non dico cose brutte, non litigo, faccio dei respiri così passa il nervoso. Per me resistere vuol dire fare del proprio meglio, fa star bene me e gli altri. Sto resistendo? Sì e no, in certi momenti no. O meglio, non è che proprio sto resistendo, sto in casa perché non posso uscire. Insomma, devo rimanere a casa, è difficile. La cosa che mi ha impressionato tanto in questi giorni è che quando arriva il Signore che ci porta il pane, perché non possiamo più andare dal fornaio a comprarlo, ce lo portano a casa. Arriva tutte le mattine. Cioè, io non so neanche che faccia abbia quel Signore, perché indossa la mascherina, lascia il pane e non dice neanche una parola. Non si può dire né buongiorno né buonasera, o scambiare qualche sorriso, dirsi che so, che bello il tempo oggi, oh mamma! Tutti hanno la mascherina per non prendere il virus, hanno tutti paura del contagio. Sì, questa cosa mi fa impressione più di tutte le altre che sento, la paura del contagio. La paura mi fa impressione. Io non mi sento tanto bene, ma so che devo resistere. Resistere per me è fatica, o meglio, resistere per me è affrontare la fatica di non vedere le persone, di non parlare con loro. Cioè, l'isolamento è fatica. La fatica è noia. La fatica, la distanza è fatica. Ecco, resistere è superare la fatica. Ho visto che questa situazione si può superare abbattendo la differenza tra le persone. Tutti siamo uguali. Abbiamo tutti paura del virus. Tutti sono costretti a stare in casa o a lavorare con le mascherine e con la paura. Sentirsi tutti uniti in questo aiuta. Poi, personalmente, penso che il contatto con gli altri aiuta più di tutto. Stare con gli altri e sentirsi vicini, anche se poi in realtà siamo distanti. Io quando non ne posso più, esco in giardino, do da mangiare animali, prendo un po' d'aria. Tutto il giorno in casa non è bello. Le belle giornate aiutano, la pioggia no. La relazione aiuta, l'isolamento no. Sfogarsi aiuta, tenersi tutto dentro no. Resistere vuol dire combattere quello che non aiuta. Esistere, dobbiamo farlo, perché se moriamo succedono dei casini, perché non riusciamo a rispettare le regole. Rispettare le regole è una questione di vivere. Bisogna fare passare il tempo, senza mollare. Io guardo i film alla televisione, vado in giardino, queste cose mi aiutano a resistere, anche i compiti che mi danno. Poi sto con i miei genitori e li aiuto in casa. Lavo i piatti, aiuto a preparare pranzo e cena. Mi manca di trovare delle idee,
Pensare alle cose che facevo prima e che adesso non si possono fare, mi fa stare male. Per esempio, prima andavo in bicicletta e adesso non posso più. Mi manca molto, perché è una mia attività in più. Vedere i miei compagni mi fa stare bene, anche se solo voce e figura. Il virus ci costringe a non uscire, poi bisogna considerare di lavare le mani bene. Non basta solo l'acqua, bisogna resistere a farlo bene. Io resisto, ma non vedo l'ora che si torni indietro come prima. Resistere, per me, vuol dire non mollare per non fare casini con questo virus. Assistenza, in questo periodo in cui c'è il coronavirus, io resisto più o meno. Per non sentire la noia di stare sempre in casa, gioco con il mio cane, tengo con i contatti con le cerature e faccio molte altre cose. Scrivere mi aiuta molto, tengo con il comunitario come mi è stato consigliato dall'educatrice, così sfogo i miei pensieri. Le mie emozioni sono tristezza, rabbia e speranza. Sono triste perché mi manca le cerature, mi mancano le persone. Però sono anche arrabbiata perché ho capito che anche se torniamo non possiamo fare come prima. Le cose saranno diverse. Ad esempio, dovremmo portare la mascherina, che a me mi dà fastidio. Però c'è anche la speranza che ognuno si riparte. Non vedo l'ora di stare nel gruppo emozioni e in quello delle circostanze. Resistenza per me è aspettare. Io sto resistendo a casa, sento la musica e basta, tranquillo. Scrivo, faccio i lavoretti e dolci e va tranquillo. Mi annoio, se così non ce la faccio più, sto in casa perché sento annoiato, nervoso, agitato. Quando sono così male, prendo il telefono, faccio video con i miei amici e nonni. Sono mia mamma, persone mi aiutano, mia mamma, mio papà e mia sorella. Esistenza per me è avere pazienza. Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Somma Libera e vi aspettiamo questa sera puntuali alle 21 per le coccole della buonanotte. Radio Somma.